tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. In un'intervista a un giornale olandese, Papa Francesco ha detto: la tentazione c'è sempre nella vita pubblica, sia politica che religiosa. Nella Chiesa ci sono gli arrampicatori attaccati ai soldi, ma un credente non può parlare di povertà e vivere come un faraone. Lei è d'accordo con il Papa, sì o no? Sì, sono d'accordissimo, al 100%. Come mai? Come mai? Perché è la situazione che si vengono a creare attualmente in questi periodi da parte del stamp, da parte di tanti enti che vogliono, e quindi secondo me ha ragione in pieno, veramente. Pensi che c'è qualcuno che fa notare che a parlare sono un po' buoni tutti, no? E che alla fine il Papa non è che vive nella capanna di Gesù, cosa ne pensa? Secondo me non vive nella ricchezza, quindi ha ragione in pieno, ecco. È un grosso problema che si deve risolvere, però attualmente ha ragione, ecco. Secondo me, ecco, la mia idea è, purtroppo si trova anche in mezzo a tutti questi personaggi che lui ha creduto fino al 100 per mille, e purtroppo si trova a vivere dei grossi problemi, ecco. Sì, lei parla degli scandali? Degli scandali, ok. Sì, sì, sono d'accordo eternamente col Papa, per forza, perché è proprio un personaggio che appena è stato eletto mi è subito piaciuto, quindi è una persona che da considerare. Poi se gli altri non lo considerano, per me quello che dice è pura verità. Qualcuno fa notare però che a parlare sono buoni tutti, che sono discorsi sicuramente molto validi, ma che però servono al Papa per accrescere la sua popolarità, e c'è chi fa notare che il Vaticano non è propriamente la capanna di Gesù. Cosa ne pensa di questo? Sono sempre con il Papa io. Sì, sono d'accordo. Stimo molto questo Papa. C'è chi ha fatto notare, provocatoriamente, insomma, che il Papa non vive esattamente nella capanna di Gesù, o che comunque il Vaticano non è uno Stato povero. Per cui c'è un po' di contraddizione. Lei cosa ne pensa? Sì, certo. Questo è pure vero. Che c'è anche un po' di contraddizione. Comunque condivido la sua affermazione, il suo pensiero, ecco. Penso che il Papa non condivide tutta questa ricchezza, perché lui è una persona semplice, umile. Comunque io penso che lui sta cercando di aggiustare tante cose. Io ho capito anche questo. Lui va anche contro la Chiesa. Infatti trova che queste affermazioni siano un po' un modo per fare un passo avanti rispetto a quella che è stata la Chiesa fino ad oggi. Esatto, giusto, sì, lo penso. E da credente quindi le fa piacere? Ma io sono... diciamo che io sono cattolica, sono cresciuta nella religione cattolica in Svizzera, perché sono svizzera. Però io mi ispiro anche a altri riferimenti, tipo il buddismo. Io ho preso spunto anche da altre religioni, anche se io sono cresciuta nella religione protestante. E quindi, però io rispetto molto il Papa, mi piace. Soprattutto in questi tempi penso che sia molto molto importante avere un Papa come lui, che lancia questi messaggi. Esatto.